Giuditta, che nel libro della Chiesa si chiamava Elisa Maria Giovanna, era una stravagante creatura d'altri tempi, ultima nata nell'antica casa di Davide del Nespolo ed era anche l'unica femmina. Giuditta viveva in questa casa che avevano, era un laboratorio di artisti, scalpellini, scultori, maestri di pietra. Loro lavoravano la pietra dal momento che si prendeva nella cava, la trasportavano e poi la trasformavano fino appunto alle statue. Era piccolissima e si racconta che Giuditta, le prime bambole che ha avuto sono state le schegge, gli avanzi di queste pietre, del marmo, del peperino, del travertino, del ninfo, tutte queste pietre che aveva in casa, piccole schegge, e faceva queste bambole. Ed è cresciuta in questo laboratorio. E il padre, sì, da bambina la portava sulle spalle nella bottega e gli faceva vedere proprio. Gli faceva sentire con le mani la ruvidezza di questa pietra, fino al momento che dopo il marmo era stato levicato, che era liscio, che era completo, finché Giuditta ha respirato questa polvere proprio, questa polvere di artista, ed è cresciuta con la voglia di scolpire il marmo. Era piccola, già scolpiva a bottega insieme ai scalpellini, insieme agli apprendisti. Ha lavorato nella bottega fin quando è cresciuta, fin quando è diventata abbastanza grande, e il padre allora gli ha fatto una specie di laboratorio. Dietro la bottega c'era un avanzo di orto e ci ha fatto questo laboratorio perché non poteva stare più insieme agli uomini. Finché Giuditta, che lavorava meglio di tutti gli altri, faceva queste sculture stupende, si è resa conto che i suoi lavori poi tornavano, una volta finiti, tornavano a bottega senza essere firmati e tornavano come se l'avessero fatto gli operai. Di suo non restava niente. Lei, che teneva tanto all'immortalità, a restare nella storia, si rese conto che non era niente. Allora un giorno chiama il padre, gli dice: padre, mi deve fare un dono, un regalo. Il padre era molto affezionato a questa figlia, si rendeva conto che era molto brava e gli faceva dei doni enormi, come gli regalava tanti cavalli focosi che lei domava. Però lei quel giorno: non mi devi fare niente altro che un piccolo dono. Ha detto: che cosa vuoi, figlia? Allora dice: vorrei lavorare a bottega come l'ultimo dei tuoi apprendisti. E il padre dice: non è possibile che tu vai a bottega come un'ultima, tu che sei così brava. Allora Giuditta, Giuditta, gli dice il padre: non sai quello che dici, l'arte è una forza arcana, terribile e spaventosa, troppo, troppo per una femmina. Ti scongiuro, padre, prendimi con te a bottega come l'ultimo dei tuoi apprendisti. Lavorerò come un servo, guadagnerò il mio pane, ma prendimi con te. Che follia è la tua, gli dice il padre. Mi taglierò i capelli, indosserò un cappello, vestirò da uomo, rinuncerò a ogni privilegio. Nessuno mi riconoscerà, ti prego, fammi apprendista della tua bottega. Non posso, anche volendo, dice il padre, sarebbe un'infamia. Le donne non possono lavorare, gli dice il padre, non possono fare quello che fanno gli uomini, non per niente sono femmine. Se tutte le donne, invece di sopportare le pene della gestazione e l'agonia del parto, se invece di impastare il pane prima del giorno, impastassero la greta e poi plasmassero figure con l'argilla, che ne sarebbe del mondo? Quindi questa figlia, anche se bravissima, anche se un genio, doveva restare nascosta perché era una femmina e non doveva firmare le sue opere. E una volta uscite le opere a bottega, nessuno doveva sapere che era stata una femmina a farlo. Allora la disperata gli dice: padre, perché mi fai questo? Ha piantato nel mio cuore l'amore per la bellezza e adesso che sono pronta. E il padre gli dice: sei femmina, figlia mia, sei femmina. Poi, ah, Giuditta, se il fato ti avesse fatta nascere maschio, che grandi cose avremmo fatto insieme. E così va avanti tutta la disperazione di Giuditta perché non poteva lavorare. Allora lei, per l'ultima volta, tenta disperatamente di convincere il padre. E lei, il padre gli dice: è pura follia pensare che misere creature come le donne possono pretendere di vedere questo mondo con gli occhi di un uomo.
sarebbe come carpire i segreti dell'aldilà con la mente di un Dio. Questo è il giudizio del padre. Lei si difende. Ma perché? Una femmina non ha cervello? Non ha occhi, passioni, mani, non ride, non dorme, sogna, non ha fame e mangia, non si ferisce e sanguina, non si ammala e guarisce, non ha freddo e caldo, non cade e si rialza, non nasce e muore nello stesso identico modo di come nasce e muore un fottuto maschio? Questa è la risposta di Giuditta. Sarebbe come dire che la tigre e la leonessa non possono ruggire e l'aquila non può volare. Io sono quell'aquila, padre, in nome di Dio, non mi tagliare le ali. E il padre, l'ultima cosa che gli dice è questa: attenta, figlia mia, non essere sfrontata, stai molto attenta alle parole, ragazza. Le parole a volte possono essere pietre o addirittura pugnali. Non dimenticare che ti chiamano eretica e anche strega, e le streghe si bruciano. Questo è il giudizio del padre, l'ultima cosa che poteva fare Giuditta. Allora, nel suo grande desiderio di immortalità, lei che voleva restare nel mondo, comunque lasciare una traccia del suo passaggio, decide che forse, se non può fare queste opere, farà un figlio, decide di fare un figlio. Tutti sapevano che Giuditta, sin da ragazzina, era invaghita di un barbiere del borgo, si chiamava Millerio, ma questo ragazzo era stato colpito sin dall'adolescenza di un male oscuro, un male che non si sapeva che cosa fosse, ed era sempre maladiccio, sempre lì, quasi sempre a letto, e succube della madre Isadora, che lo controllava e lo curava perché era sempre malato. Però Giuditta, un giorno, vedendo che lui non andava più agli appuntamenti, siccome l'orto di Giuditta confinava con la barberia, c'era questo muro di cinta che divideva l'orto dalla barberia, un giorno sale in soffitta, prende il vestito da sposa della nonna, si mette questo bellissimo vestito, si prepara una corona di gelsomini bianchi, scioglie tutti i capelli rossi che aveva, Giuditta la rossa, questi bellissimi capelli rossi, e così, con questo vestito, come in delirio, va a bussare, salta il muro e va a bussare alla porta della barberia. E Millerio, quando la vede, resta sconvolto di questa bellezza. Lei dice: non sei venuto più ai nostri appuntamenti. Allora lui gli fa: ma avevo la febbre, stavo male, sarei venuto. Sì, ma non sei venuto, gli dice lei, io sarei venuta anche con le vesti stracciate, anche col sangue coagulato, anche camminando per terra con i ginocchi, io sarei venuto in qualsiasi modo, anche quando stavo male. Lui dice: ma mia madre, allora lei, non nominare a tua madre. Insomma, si mettono a discutere così. Infatti alla fine gli fa lei: guardami, Millerio, guardami negli occhi, riesci a vedere i nostri figli che giocano sulla spiaggia del mondo dei magi? E Millerio resta sconvolto, dice: i nostri figli, sì. Guardami, certo, i nostri figli non ancora nati, guarda, uno di loro ha le guance pallide e rigate di lacrime, come un bambino punito, piange perché non lo facciamo nascere. E Millerio resta molto colpito da questa affermazione. Stanno lì decidendo che cosa dovremmo fare, quando in quel momento arriva Isadora, appunto, e vede questa donna vestita in questa maniera, e gli incomincia a dire: cosa cerchi con le vesti al vento, cagna? E allora lei si difende, dice: certo, io sono una cagna, ma bada bene, vecchia, non sono figlia di cani, ma di lupi mannari. In una notte di luna, mentre l'uomo lupo, mio padre, nel delirio della sua malattia si trascinava nell'acqua del fosso, seguito da mia madre, sono stata concepita tra ululati di spasimo e piacere. Se provi ad avvicinarti, vecchia, vedrai che non abbaio, ma mordo. E questo gli dice. Intanto che loro stanno lì a litigare tra lei e la vecchia, stanno a litigare, il figlio si mette di mezzo, e si mette di mezzo e viene colpito da un attacco del suo male, cade in terra svenuto, sembrava che morisse.
Allora la madre gli mette una fiala in bocca per farlo ritornare e quando si riprende lui gli fa, dice, non vedi la mia bara già è stata tagliata da un pezzo, come posso darti un figlio se non riesco a portarmi una mela tra i denti? E quindi lei delusa, disperata, se ne va, risalta nuovamente il muro, va nella sua casa, brucia il vestito da sposa, brucia tutte le fasce che aveva fatto del bambino, brucia tutto quello che era possibile bruciare e resta lì per terra a piangere tutta la notte. Dopo che ha passato una notte insonne, Giuditta la mattina, disperata, decide, prende una decisione. Se gli uomini non possono dargli questo figlio, allora lo avrà dalla sua arte. Così decide di andare sul monte a scolpire la montagna, prende il cavallo, entra nella bottega, prende tutti gli attrezzi necessari che gli servono appunto per scolpire, riempie una sacca, prende anche un disegno di cera che aveva fatto di suo figlio, un bambino che sorride, una piccola versione in miniatura di questo bambino, riempie tutta la sacca di ogni cosa, salta sul cavallo e comincia ad andare sui cimini, sui monti, alla ricerca di una pietra adatta. Arriva a un certo punto dove c'è una rupe che il dio Vulcano aveva vomitato e quindi c'è questa grande rupe, ma era liscia ma non abbastanza, c'erano delle protuberanze che non andava bene, lei lo tocca, lo guarda, no, decide che non va bene, rimonta di nuovo a cavallo e continua a salire, sale, sale sempre più in alto, ma ancora non ha trovato la pietra giusta. Più tardi, dopo che ha percorso un'antica pista etrusca tagliata sopra la bocca di un precipizio profondo, circondato da un castello di macigni, la rossa, dei macigni che si perdevano in un intrico di fratte di alloro, corbezzoli e ginepro, arrampicati in linea retta sopra balze di un sito archeologico, zeppo di reperti, sopra quei ruderi a picco sul nulla dove volteggiavano i falchi, Giuditta si ferma a prendere fiato. Finalmente gli sembra di aver trovato la pietra giusta, la pietra che voleva. Al tempo del caos, il dio Vulcano, dalla fucina dei suoi crateri in fiamme, aveva vomitato tra lave e scori incandescenti un enorme serpente di magma lanciandolo in aria. La roccia fusa, raffreddandosi, era diventata una parete perfetta, senza buchi né spuntoni. Vista dalla piana, mentre i raggi obliqui del primo sole inondavano la cima coronata di piante di quercia con i rami nudi che si allungavano come guglie e pinnacoli, quella parete nascosta tra la cavità dei sogni sembrava una cattedrale che si prolungava fino al cielo. Alle falde, sotto di essa, tra i rami contorti della macchia, si celava un antro enorme che penetrava il fianco della montagna. Era una sorta di caverna tenebrosa, come un'abitazione preistorica, dove, da un anfratto della parete rocciosa, sgorgava zampillando una polla di acqua limpida che formava una piccola cascata. Ecco, noi abbiamo cercato tanto quella parete, ne abbiamo trovati di pareti con impronte di volti, forse di bambini, ma col tempo certo una parte di questo lavoro è crollato. Ora vi faremo vedere quello che abbiamo trovato. Abbiamo trovato anche la grotta dove zia Mattia diceva che questa donna avesse abitato e quindi la grotta e i volti strani che abbiamo trovato sono ancora lì, sono stati scolpiti, non sappiamo il periodo in che chiaramente la rossa è vissuta, però questa testimonianza è ancora lì e chiunque la può vedere. Allora lei continua a preparare tutto e quando è tutto pronto, alle prime luci dell'alba del giorno appunto dopo, indossa il camice da lavoro, si rimbocca le maniche, allaccia il grembiule di cuoio, con un cordino lega i suoi capelli rossi. Intreccia una corona di alloro e ciclamini, la metti in capo, infine costruisce una rozza impalcatura con tronchi empirici. Quando la sacra fucina era pronta, con un urlo feroce salta come una tigre sulla rupe. Finalmente era libera di concepire Saul. Quel masso enorme era l'incarnazione del figlio tanto desiderato.
Il nome l'aveva scelto già da tanto tempo, si doveva chiamarci Saul, quel bambino, e raccontano che quando lei, Rita, su quell'impalcatura, tra schegge che gli avevano forato il volto, perché sapete, il peperino è terribile quando si conficca, tra queste ferite che aveva in volto, sempre urlava chiamando suo figlio: Saul, figlio, figlio mio, urlava tra un turbine di schegge, vieni fuori, voglio darti a bere il latte dei miei seni, voglio sentire le tue risa scorrere nelle mie vene come sangue. Saul, figlio adorato, figlio mio, avanti, vieni fuori. E così per mesi ha lavorato su quell'impalcatura perché, come vedete, vedrete adesso, quel bambino che ride non è piccolo, è una figura enorme, sono metri e metri, quindi ha dovuto lavorare per tanto tempo. Era in primavera che Saul si affaccia definitivamente dalla pietra per definirsi nello spazio, ma quando le sue palpebre cieche e immobili si svegliarono dal sonno incantato, quando, spalancando gli occhi alla luce, diventarono palpitanti di vita e sangue del suo sangue. Giuditta vide suo figlio sorgere dalla pietra, che, animato dal vento della vita e da un'invisibile energia, le sorrideva, finché dalla profondità abissale della roccia arrivò il preludio di un soffio di felicità, quasi un sospiro profetico.